Ciao raga, benvenuti a Rubrichette, l'unico show allegretto ma non troppo, un po' come Tonio Cartonio l'11 settembre. A Cipigna! Cominciamo, sigla! In questo periodo in cui la spossatezza del cambio stagione ci costringe a stare a casa, noi di Rubrichette vogliamo farvi viaggiare con la fantasia! Riscopriamo assieme il piacere delle favole, raccontate tramite l'utilizzo di immagini stock gratuite. Donatella è una lepre shabby chic. Vive su una mensola shabby chic in una casa shabby chic. La sua padrona, Mary Angel, adora lo stile shabby chic. Le porte, le camere, il telefono. È tutta shabby chic. Donatella odia lo stile shabby chic e vorrebbe tanto essere una lepre moderna. Quando non guarda le repliche di Paint Your Life, Mary Angel sta in giardino ad accarezzarsi fra i fiori o a scattarsi foto sexy. Vuole conquistare il vicino di casa, il trapper Fernando. Donatella esce dalla porta sul retro e li osserva dal ramo di un albero. Odio quella donna! Improvvisamente, una voce vicino a lei dice: Ciao leprota! È l'uccellino gay Brittany. Che storia avvincente! Volete sapere come va a finire? Continuate a seguire Rubrichette. Ed ora lasciamoci ispirare da questa storia. Come rendere la nostra casa un po' più shabby chic? Vai con la rubrichetta! Ringraziamo Clarissa, la modella mani più gettonata del Varesotto. Cominciamo con un portavivande. È già shabby, ma gli manca quel tocco di chic. Impreziosiamo il manico con 7 once di spago da cucina. Fissate un capo all'estremità con un piccolo nodo alla danese e guarnite il manichetto. Tagliate il fine in eccesso. Attenzione a non tagliarvi le dita. Molto bene. Che texture. Decorate il secondo manico e il punto vita con un grazioso nodo alla julienne. E voilà, che shabby chic. Posizioniamo le vivande e rendiamo anche loro shabby chic. Ecco una noiosa carta d'identità. Rendiamola shabby chic tramite una cornice in vetro professional. Inserite il documento e voilà, pratica come una pochette. Stanchi del solito packaging per il vostro olio di miglior qualità? Travasatelo in un contagocce. Ma come renderlo ancora più shabby? Personalizzatelo con un'etichetta vintage. Mi raccomando, scrivete con la penna più chic e la calligrafia più shabby che possedete. E voilà, pronto per essere confuso con l'acido ialuronico. Qualcuno ha detto tagliere? Rendiamolo più shabby chic di quanto la muffa non abbia già fatto. Tramite una pratica pennellessa spalmiamo del caffè. Metteremo così in risalto le naturali venature del legno. E se il caffè non dovesse bastare? Farina e perché no, 2 gocce d'olio shabby chic. Spalmate a dovere e voilà, pronto per incantare i vostri ospiti. Completate la composizione aggiungendo dei fiori secchi. Quale di queste creazioni vi è piaciuta di più? Fatecelo sapere nei commentini qui sotto. Grazie Clarissa. Ma come se la starà passando Donatella la leprota shabby chic? Ciao leprota! È così che l'uccellino gay Brittany saluta Donatella. Come mai così pensierosa? Odio la mia vita, tutto il giorno immersa in quella casa shabby chic. E guardami, sono shabby chic anch'io. Tesoro, in effetti. Voglio darmi fuoco, farei di tutto per essere una lepre moderna. Ma gioia, capiti a fagiolo, c'è una fata qui nel bosco che fa miracoli. Donatella è estasiata, corre nel bosco, subito si trova davanti la fata Fabrizia, specializzanda in chirurgia plastica. Fata, per favore, fammi diventare una lepre moderna. Va bene, leprotta cara, ma questo desiderio ha un prezzo. Una persona a te vicina deve invecchiare di 10 anni. È una scelta difficile, sarà irreversibile. Ok, scelgo Mary Angel. Ora che Mary Angel è morta, devi affrontare l'ultima prova. Bere la pozione di arance shabby chic. Donatella trema dal disgusto, ma la pozione fa subito effetto. In un battibaleno, Donatella si trasforma in una lepre moderna. Corre a casa a raccontarlo, ma purtroppo l'aspetta solo il cadavere freddo di Mary Angel. Morale? Ogni mattina una lepre si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dello stile shabby chic. Ma che bella favola, lieto fine! Un grande classico della letteratura italiana. Boom! Grazie per essere stati con noi, ci vediamo sempre qui settimana prossima, in cui scopriremo assieme come mai le zucchine si chiamano zucchine, ma i cetrioli non si chiamano angurine. Ciao bambini di città laggiù!
Il trapper Fernando. Il trapper Fernando. Il trapper Fernando. Con dello spago da cucino, eh? E come rendere ancora più shabby, ancora più chic la vostra casa. Per motivi di privacy non riveleremo la marca. Olio a lunga conservazione. Utilizzate per trasvasarlo il vostro imbuto shabby chic.